Ed eccoci qui per l'unboxing di questa luce a luce portatile a batterie della Moman modello MW-18. Andiamola ad aprire insieme e vediamola subito. Ha diverse modalità, la modalità overclock, la modalità nella quale poi riusciamo a scegliere l'intensità del bianco, il punto del bianco, SOS e quant'altro che ci serviranno poi. Ad esempio, nell'ambito della registrazione video, andiamo ad aprire, vediamo subito, subito, dopo il packaging, che c'è una gradevolissima borsetta da trasporto. Apriamola, vediamo come è fatta all'interno. Eccoci qui. Abbiamo un piccolo cartellino per la registrazione del prodotto, dove c'è un video illustrativo a quale riusciremo ad aggiungere tramite QR code. Un piccolo libretto di istruzioni, multilanguage, vediamo se c'è anche l'italiano. No, ma penso che sia influente perché i comandi sono davvero semplici. Vediamo subito le caratteristiche tecniche. Allora, il range di colore del bianco è da 3000K a 6500K. Dopodiché abbiamo 216 LED, un angolo di visuale di 120 gradi, il voltaggio di carica è sempre di 5 volts, quindi USB a 1 A o 2 A. Durata di carica 5 ore, porta per caricarlo un USB Type-C, battery capacity 10.400 mAh. Benissimo, ci siamo. Andiamo a vederlo. Cavo di ricarica all'interno, notiamo che c'è una gomma piuma, ottima per eventuali urti. Speriamo sia carica, ragazzi, così riusciamo a vederla subito all'opera. Almeno ci speriamo. Vediamola. Innanzitutto, parte qui superiore del LED in plastica. Plastica che spero non si righi facilmente, vi sono sincero, sono sempre titubante con le cose in plastica, quando è trasparente. Mini librettino di istruzioni, sempre interno, mantenuto qui dentro. Dopodiché, ricarica USB-C. Qui il piccolo display, i comandi. La rotella, già vi dico che non mi piace lo scorrimento, eh? Ergonomica, sì, ergonomica. Parte superiore in metallo, parte posteriore in plastica. La plastica non mi dà un'idea, ecco, di una plastica di una grandissima fattura o bontà, però sembra non dare problemi al momento. Poi vediamo sopra, attacco da 1/4 di pollice, lo stesso dei cavalletti, posteriormente anche. Andiamo ad accendere, vediamo, schermo a colori. Qui siamo al 100% della forza. Penso che si è spento perché la batteria dovrà essere sicuramente scarica. Andiamo a vedere, sì, è completamente scarica. Abbassiamo un attimo la potenza. Sì, non riusciamo ad accenderlo perché la batteria è scarica. Bene, vado ad inserire al volo un power bank in maniera tale da vedere se riusciamo assieme subito a controllarne le funzionalità. Accendiamola. Power bank inserito. Benissimo, eccola qui la lampada. Vediamo subito come possiamo variare l'intensità della luce, CH, variare in Kelvin, quindi la temperatura colore. Con l'accensione, la modalità. Qui stiamo simulando la modalità dei flash, quindi in caso ad esempio stessimo facendo un video dove simuliamo che c'è qualcuno, con i flash la luce ci verrà incontro. Poi SOS. Trasferisce in codice Morse l'SOS trasformandolo però in luce, punto, 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 linea, linea, linea e così via. E poi ritorniamo alla modalità di prima. Andiamo sulla modalità foto, vediamo se ci sono altre modalità. Sì, lighting, quindi i fulmini, fire, tenderà a fare quella luce soffusa da fuoco, anche se io l'avrei preferita su un tono più rosso, trattino arancio. Foto. Benissimo. Allora, questa è la luce. Adesso stiamo vedendo insieme. Io adesso andrò a recensirla. Prima della recensione scritta, ovviamente farò un attimo un test fuori e notte. Approfittiamo, andiamo insieme a girare il video fuori e vediamo se riesce a illuminare e a che profondità. La
cosa fondamentale che ci interessa, specie in ambito fotografico, è capire anche la profondità a cui giunge questa luce, perché sappiamo i LED tendono spesso a fare una luce diffusa, seppur sono luminosi a brevi distanze e a lunghe distanze, purtroppo il LED va a perdere la sua intensità. Eccoci qui per il test all'esterno, per la bassa voce per non svegliare nessuno nel vicinato. È attaccato al power bank come prima. Proviamo adesso ad accenderla e vediamo se il LED arriva in profondità. Allora dobbiamo dire che ha un'ottima illuminazione senza ombra di dubbio. Ha un buon angolo di illuminazione, come potete vedere. Andiamo a spegnere al volo. Che dire, la luce arriva in profondità. Qui abbiamo una distanza di 2,5 m/3 ed illumina tranquillamente l'albero. Quindi il prodotto, a mio avviso, è valido. Adesso procedo con la recensione e con altri test. Spero di esservi stato utile. Allora, fino adesso è in carica da 24 ore, purtroppo non riesce a sorpassare il 92% di carica. E mi sono accorto si spegne anche subito. Penso che abbia una batteria lievemente difettata perché è arrivata completamente scarica. Comunque adesso farò 3-4 cicli di carica e vedremo se la luce riprende a funzionare perfettamente.